E buongiorno a tutti, un saluto da Dialog Channel. Tema di oggi, riprendiamo Arduino, stavolta con una novità abbastanza interessante. Cercando in rete ho, diciamo così, trovato una versione del Tiny Basic. Che per chi non lo sapesse è un, diciamo così, un sistema creato per programmare i calcolatori. Molte calcolatrici scientifiche possono essere programmate in Basic. Ho trovato una versione per processori Atmel e ARM, quindi una versione che dovrebbe calzare a pennello con quello che è il sistema di Arduino. Ed in effetti ne esiste anche, come quella che trovate nella descrizione, esiste anche una versione proprio per il sistema embedded Arduino. Quello che vedete qui è un circuito molto semplice che ora vi illustrerò, che ci servirà nella seconda parte del video. Per, diciamo così, iniziare ad utilizzare questo linguaggio di programmazione. Cosa ci permette di fare? Fondamentalmente, se vogliamo fare un'operazione abbastanza semplice, che è quella di accendere un LED, tramite Arduino abbiamo bisogno di tramite Arduino abbiamo bisogno di prendere l'IDE, scrivere un codice che ci faccia accendere il LED, specificare l'intensità e il delay, nel caso vogliamo inserire un lampeggio, caricare il codice e il microcontrollore eseguirà sempre la stessa operazione che è quella di lampeggio. Per farlo basta semplicemente caricare come sketch tra gli esempi l'esempio Blink. Andrete ad usare direttamente il LED, questo qui, che è collegato al pin 13 e viene stato installato sulla Revision 1, Arduino 1, per permettere, diciamo così, questo primo utilizzo senza dover utilizzare cavi e breadboard. Un primo sketch che utilizza appunto il LED, questo LED integrato che è stato aggiunto apposta per poter utilizzare il contatto del pin 13. In questo esempio, fondamentalmente ci avvaleremo di due diodi LED. Io ne avevo due di dimensione diversa, la dimensione non conta. Collegati in questo modo: collegate prima di tutto la linea del ground alla linea del ground della breadboard. E infine scegliete due pin, possibilmente analogici, ma digitali vanno bene, vanno benissimo lo stesso. Quindi colleghiamo il negativo. Il negativo del LED alla fascia negativa della breadboard e il positivo del LED al pin di Arduino. Nel mio caso sto usando il pin analogico 1 e 2. Di conseguenza, pin analogici 1 e 2 vanno al positivo del primo e del secondo LED. I due ground vanno a massa sulla breadboard che vanno in ground a massa sull'Arduino. Bene, ora ci spostiamo sull'IDE e sul monitor seriale per avere un esempio un po' più pratico di quello che è il primo programmino che andremo a scrivere. Bene, nella seconda parte, del video andremo ad occuparci del, sorgente e, vi mostrerò un piccolo, esempio, di un programmino che ci permetterà di, capire come funziona il Tiny Basic. Ora, fondamentalmente i comandi possono essere molto simili a quelli che sono in realtà i comandi del Basic, in quanto il progetto viene preso appunto da questa versione del linguaggio. Nel sorgente, io lo sto visualizzando con Notepad++. Come linguaggio è il C,
C normale, C standard, e come potete vedere, Notepad già qui mi porta un po' quelle che sono le varie strutture di linguaggio, già raggruppate per blocchi, e possiamo dare una rapida visuale d'insieme di quello che è il sorgente. Magari in futuro mi soffermerò su delle parti di codice che vi permetteranno di poter integrare a livello hardware delle periferiche per poter utilizzare appunto questo tipo di codice. Questo codice lo trovate nella descrizione del video, ma dovete semplicemente copiarlo ed incollarlo nell'Arduino IDE. Una volta che l'avete incollato nell'IDE, dovete semplicemente verificarlo e caricarlo all'interno della vostra scheda Arduino. Come vedete qui in basso, io ho Arduino 1 su COM 5 su Windows. Su Mac c'è una nomenclatura delle porte un po' diversa, molto simile a Linux. Quando vedete USB slash il nome del dispositivo. Ora passiamo ad un esempio molto pratico. Una volta che abbiamo caricato il codice, dobbiamo aprire da Arduino Monitor Seriale e ci troveremo di fronte all'inizializzazione del codice, che è questo. Abbiamo la revisione del codice e poi l'autore che è Mark Van de Wittering, a cui dico un enorme grazie per aver realizzato questo porting di Tiny Basic su Arduino. Quello che vedete qui è un primo esempio di programma. Da cosa ce ne accorgiamo? Prima di tutto, appunto, il Basic, abbiamo la divisione in lista, in sequenza del codice. Abbiamo da 10 fino a 100. Questa struttura in realtà fa capire al Basic che stiamo creando una serie di istruzioni che verranno attivate poi digitando run nel seriale. Questo tipo di linguaggio caricato sul nostro Arduino, questo sketch, in realtà l'interazione con l'utente è tramite seriale, di conseguenza per il momento non c'è possibilità di poterlo utilizzare direttamente dall'Arduino, ma c'è solo la possibilità di poter utilizzare in realtà l'Atmega per poter eseguire queste istruzioni. Fondamentalmente utilizzeremo schermo del computer, mouse del computer e cavo USB per interagire con l'Arduino. Le istruzioni che andiamo a digitare qui non vengono eseguite dal computer, ma tramite seriale verranno fatte eseguire dall'Atmega che è montato sull'Arduino. Dicevo, la struttura del programma. Beh, qui abbiamo una struttura molto, molto semplice, sono 10 istruzioni. La prima è per A uguale 0, creiamo questo ciclo con un valore di 70, che sono 70 secondi. AVR è il comando per analog write. Analog sta per i pin analogici e write sta per dare l'impulso al pin. Viene seguito dal pin, dal numero del pin. Attenzione, per questa revisione del codice dovete ricordarvi di aggiungere il numero 14 al numero del vostro pin. Nel mio caso il pin è il numero 1. Aggiungendo 14 rimane, diventa 15. Nel caso in cui il PIN sia digitale, non dovete eseguire questa operazione. Potete scrivere il PIN che avete scelto senza aggiungere alcun valore. La virgola, lo spazio, 900 è il valore, cioè l'intensità che faremo, l'intensità fondamentalmente l'intensità di corrente che faremo uscire sul PIN.
mio caso ho messo 900, un valore molto alto, per fare in modo che il LED si abbia lo carico, per così dire. Abbiamo un delay, cioè un ritardo, di 250. Attenzione, questo valore è espresso in millisecondi. Di nuovo abbiamo dare il comando al pin 1, ricordate sempre il trucchetto di aggiungere il 14, con un valore di 0. Fondamentalmente, qui abbiamo creato un ciclo di 70 secondi. Qui abbiamo detto di accendere un LED con un'intensità di 900. Qui abbiamo detto di dare un ritardo di 250 millisecondi. Qui di spegnere il LED, cioè di accendere il LED con un'intensità 0, che equivale a spegnerlo. Qui creiamo di nuovo un ritardo di 250 millisecondi. Qui accendiamo l'altro LED, il secondo, al pin 16. Come sempre, il giochetto pin analogico è il pin numero 2, con aggiunto il numero 14. Creiamo di nuovo un ritardo di 250 millisecondi. Di nuovo attiviamo lo stesso pin 2, con una valenza di 0 per spegnerlo. Nuovamente un ritardo di 250 millisecondi. Next a ripetere il ciclo. Ora, digitando run, il processo si avvia. Come potete vedere, stiamo eseguendo il blink alternato dei due LED. Al termine del ciclo, che può variare in base a questo valore, che è il TU70, cambiando questo valore possiamo aumentare e diminuire il tempo per il quale il blink continuerà. Alla fine del blink, sotto run apparirà di nuovo la freccetta con OK per indicarci che tutte le istruzioni che gli abbiamo indicato sono terminate. Quindi il ciclo è finito e, come potete vedere, appare OK sotto la scritta run. Cercherò di inserire all'interno della descrizione il link dove ho prelevato il sorgente, dove c'è una piccola descrizione riguardo ai comandi. In realtà, ci sono due guide. La prima è quella che è stata rilasciata dall'autore del codice. La seconda è la guida rilasciata dall'autore della modifica del codice che sto usando in questo momento. Spero di aver chiarito un po' le idee sia per quanto riguarda il basic che per quanto riguarda l'interazione che ha con Arduino. Le istruzioni sono molto semplici da eseguire e, come potete vedere, il linguaggio è molto lineare, molto schematico, intuitivo e di facile utilizzo anche per chi è alle prime armi con l'elettronica. In particolar modo questo circuito è di una semplicità molto elevata, in quanto si tratta semplicemente di collegare due LED alla scheda Arduino. Da Aranago Channel è tutto per il momento, al prossimo video.